Regione Toscana, il Consiglio regionale. Nell'ultima seduta si ha maggioranza il bilancio di esercizio 2020 dell'ARPAT, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, con 21 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti. L'Agenzia opera al servizio delle istituzioni e della cittadinanza attraverso il monitoraggio dello stato dell'ambiente. Tra le sue attività gli accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e delle persone. Da qui il gruppo per le ispezioni sul territorio toscano, al fine di controllare il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e i conseguenti controlli tecnici, utili alle autorità competenti per adottare i provvedimenti necessari. Il bilancio di ARPAT che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale è stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della regione, un ente che nel territorio fa della prevenzione, del controllo, del rispetto dell'ambiente, delle norme, il suo essere per noi un punto di riferimento. Abbiamo anche in commissione ascoltato il presidente, il direttore tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT alla luce anche delle tante problematiche che in Regione Toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci è imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema Regione Toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente, dopo averlo più volte presentato, il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso sia stata approvata dalla maggioranza, che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente, che diventa fondamentale quando in questo momento a breve arriveranno molti fondi anche per il PNRR per numerose opere e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere perché, nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT, la mancanza appunto di risorse che si avevano non li ha messi in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33%. E quindi questo fa capire che investire in ARPAT è fondamentale e che la Regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. Paradossale, perché l'azienda ha chiuso con un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla Regione in virtù della vittoria che l'Agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'IMU. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'Agenzia per svolgere appieno il proprio compito, perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CEU. Abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla Regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere in cui dalla presenza del CEU e conseguenti bonifiche. Il PD ha ritenuto di non votarlo. È un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la Regione sta attraversando, non solo per le vicende del CEU, e quindi ci aspettiamo
che la Regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. ARPAT è un ente fondamentale per la Toscana, perché deve effettuare i controlli e tutte le verifiche necessarie per la salute dei cittadini toscani. Oggi riscontriamo dal bilancio di ARPAT un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile, perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato, perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che ARPAT e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi abbiamo espresso un voto contrario, anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che ARPAT purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi, soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore, in diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino costiero. Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come ARPAT oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli, che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta Cheu, non può permettersi. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di ARPAT, che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli, rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni. Il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani, e questo è un bene che la Regione Toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Sono stati premiati nella sala del Gonfalone di Palazzo del Pegaso i vincitori del concorso per videomaker Toscana Spot 2021, Ritorno al futuro, indetto dal CORICOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. A vincere il primo premio è stato Matteo Manganelli, con il video dal titolo Toscana 2050, nostro futuro. Secondo la giuria si è distinto per la semplicità e la schiettezza del messaggio, sviluppato secondo i pensieri dei giovani e giovanissimi, attenti al fare più che al dire. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa, vedere la Toscana nel 2050. Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti, tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti. Insomma, un prodotto molto bello, lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del CORECOM, Katie Cafissi, e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. A loro principalmente, ma anche ad altri tecnici della regione, hanno seguito i lavori, i giudicati, e oggi con grande soddisfazione siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati. Ringrazio CORECOM perché davvero è andato nella direzione che come Consiglio regionale volevamo, quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050. È il primo passo.
davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande, come la domanda della bimba, che è l'attrice principale del video vincitore, che ci mette tanti sé, tante domande, e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022, perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta, una Toscana che guardi con speranza al futuro, alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. E quindi? Cosa vorrebbe dire che adesso tocca a noi? E se non ci fosse più la neve sul Pisanino? E se nel nostro mare ci fosse più plastica che pesce? E se non ci fosse un futuro per le spighe di grano? E se tutto questo potesse essere evitato? Vai. Babbo, quando io sarò grande, come sarà il mondo, secondo te? Quando io sarò grande, ci saranno le macchine volanti. In futuro ci saranno dei caschi per gli animali, per capire cosa pensano e cosa dicono. Secondo te si potranno fare le vacanze nello spazio a futuro? Ma quali saranno i giochi del futuro? Scopa! Ma quando io sarò grande si potranno inviare messaggi col pensiero in futuro. Ehi, mi senti? Non sappiamo con certezza come sarà la Toscana nel 2050, ma di sicuro sappiamo come vogliamo conservarla, così bella come l'abbiamo trovata. Signora Futura, lei se lo ricorda il 2021? Me lo ricordo bene. Avevo poco più di 20 anni. Vivevo in un piccolo borgo in mezzo al verde. Un borgo come ce ne sono tanti in Toscana. In quegli anni le cose hanno cominciato a cambiare. La mia generazione aveva fame di bellezza, arte, cultura, musica. E abbiamo fatto in modo che fossero alla portata di tutti, in ogni momento, in maniera più facile e più estesa. Ci siamo connessi col mondo, ma anche riconnessi con la nostra terra, perché non abbiamo mai dimenticato chi eravamo e da dove siamo partiti. E adesso, quale sarà il futuro della Toscana? Grazie.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.